Giuseppe, vai tranquillo, fai pure la panoramica, non c'è problema, allarga, allarga, puoi usare il grandangolo. Siamo in Umbria e l'Umbria è la regione che puoi riprendere con il grandangolo, perché è tutto bello, è bella la campagna, sono belle le colline e puoi allargare fino a prendere la città, una città perfettamente integrata nel suo paesaggio. Todi. Oh, guarda. Allora, stiamo parlando di una cittadina che è collocata nella campagna italiana che più italiana non si può. C'è anche un parco, qui scorre un fiume importante, ci sono tante chiese e chiesette attorno del contado, ci sono le case che hanno il loro orticello e poi c'è un centro storico ricchissimo, bellissimo. Nel 1990 l'Università Americana del Kentucky ha fatto uno studio in base al quale Todi è risultata in assoluto la città ideale per la perfetta armonia fra agricoltura, arte, cultura e alimentazione. E il New York Times ha diffuso la notizia, per cui Todi è diventata famosa nel mondo. Peraltro era già famosa per aver dato i natali a Jacopone, da Todi appunto. Eccolo qua, Jacopone, spatacato in questo, come dire, bassorilievo, in questo monumento che gli hanno fatto nel 700 anni della nascita, 1930, lui è nato invece 1230. Esatto. Lui cerca di espiare le colpe umane attraverso la penitenza. Quindi lui era proprio un originale, non a caso lo chiamavano il pazzo... Il folle di Cristo, sì, il perché aveva questi atteggiamenti così un po' stravaganti agli occhi della gente. Oh, da una fontana si può raccontare la storia di una città. Dunque, innanzitutto, da dove viene l'acqua? L'acqua viene da un cunicolo che parte praticamente dal colle dove c'è la chiesa di San Fortunato. Ma chi l'ha costruito il cunicolo? Gli Umbri e poi i Romani. E quindi praticamente i cunicoli antichi degli Umbri. E poi c'è il simbolo dell'aquila, il simbolo della città di Todi. Perché? Perché si dice, questa è la tradizione, originariamente la città di Todi doveva essere costruita lungo le sponde del Tevere. E mentre coloro che la stavano fondando erano in pausa pranzo, arriva un'aquila, prende la tovaglia e la porta in cima al colle. E lì la identificarono come il luogo dove doveva essere costruita la città. Ma siamo sicuri che sia andata così? Pare che ci sia un'altra versione della leggenda di fondazione della città di Todi, che dice appunto che c'erano due amanti lungo il fiume. L'aquila, che c'entra sempre, arriva, prende i vestiti però della giovane amante e vola in cima al colle e lì molla i vestiti. Lei corre naturalmente ignuda per recuperare i vestiti, insomma poi i due amanti si congiungono carnalmente in cima al colle e lì viene fondata la città. A testimonianza di questa versione, che naturalmente è una versione che circola clandestinamente, qui di fianco alla chiesa di San Silvestro, Luca, lassù c'è una cosa particolarissima, cioè una formella, un bassorilievo, che rappresenta cosa? Forse Adamo ed Eva che si guardano e si baciano. Ecco, e quindi tutto torna. Comunque, già che ci siamo, entriamo nella chiesa di San Silvestro, che racchiude cose interessantissime. C'è il ritratto del nostro Tuderte più celebre. Eccolo là, Jacopone, quella figura che prega, bianca, pallida. Ma prima che beato francescano, fu grande poeta. Ha composto le sue famose laudi religiose, il pianto della Madonna, lo Stabat Mater. Forse prima di Dante, sì, sicuramente. Ha scritto le in laudi. Volgare le sue le laudi, esatto, e ha contribuito a diffondere la lingua volgare a Todi e soprattutto anche in Italia. Era uno dei fraticelli spirituali che non erano d'accordo con i conventuali, più rilassati e meno penitenti. Lui non ha le maniche perché è ancora più francescano dei francescani. Sì. È ancora più penitente. Jacopone è stato poi il portabandiera dello spiritualismo francescano. Lo spiritualismo francescano andò in conflitto con uno dei papi più famosi della storia della Chiesa, Bonifacio VIII. E non ha neanche l'aureola, altra cosa interessante. Allora, o in qualche modo è la vendetta di Bonifacio VIII. Oppure è proprio un atto di rivolta. Per mettersi, diciamo, contro la Chiesa ufficiale, a San Silvestro viene rappresentato lo Jacopone penitente senza l'aureola. Ma la vendetta di Bonifacio VIII non finisce qui. Andiamo a San Fortunato, che tra l'altro è un gran bell'esempio di gotico. Senti Stefano, ma qui è sepolto Jacopone. Sì, si trova proprio la cripta sotto l'altare maggiore. Tra l'altro è qui che hanno cambiato le date della sua morte. Esatto. L'hanno anticipata nella lapide a 10 anni prima.
cioè prima della scomunica di Bonifacio VIII, come dire, è come se fosse morto in quel momento, poi è sopravvissuto ma non meritava. Esatto. Povero Jacopone, di tutti i colori le hanno fatte, perché era mistico. ...1296, ma invece Jacopone è morto nel 1306, 10 anni dopo, e questa è la sua tomba.